splende, tutto il mondo attende. Seguiamo i pastori a Betlehem. Nasce per noi Cristo il Salvatore. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo, Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace sulla terra, pace nella Chiesa, pace nelle nostre famiglie, nelle nostre case e soprattutto pace nei nostri cuori. Dio vi benedica. Diamo benvenuto a tutti gli amici italiani e rumeni che stasera avete ricevuto il nostro invito e l'avete onorato. Ringraziamo il signor Sindaco di Manso e Leonio Milan che è con noi stasera. Dio benedica tutti quanti. Adesso vi prego di alzarvi in piedi per leggere una parola dal libro di Isaia, capitolo 9, e poi insieme pregheremo la preghiera Padre nostro. E Dio onori con la sua presenza il nostro raduno, il nostro concerto oggi che celebra la nascita di Gesù, la venuta di Gesù in questo mondo. Isaia, capitolo 9. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo che li pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Amen. Chiniamo i nostri capi e preghiamo insieme la preghiera Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ripetiamo i nostri debitori
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen, vi prego di accomodarvi. Siamo felici di avervi con noi, perciò senza tante presentazioni vogliamo solo dirvi che i nostri ragazzi, la nostra chiesa, i nostri gruppi si sono preparati per innanzitutto per lodare con il loro canto, lodare il nome di Gesù Cristo. Noi oggi festeggiamo la sua venuta in questo mondo, la sua nascita e siamo felici perché possiamo ancora una volta, non si sa per quanto tempo sia possibile, ma abbiamo un altro Natale davanti, abbiamo un'altra festa, abbiamo un'altra occasione felice di lodare il nome di Gesù Cristo benedetto in eterno. Amen. Gloriosa e disse: sto per darvi una grande notizia che porterà molta gioia a tutto il mondo. Oggi è nato Gesù. Questo è il nostro regalo più bello. Gloria a Dio. Vorrei anche io salutarvi tutti quanti e la nostra preghiera è che Dio ci benedica tutti quanti. Stasera siamo qua per assistere a un concerto, diciamo noi, ma non dobbiamo dimenticarci che questa è chiamata la Casa del Signore e lo scopo in ogni culto, ogni messa che facciamo è innalzare il nostro Signore. Diamo a Lui la gloria. Non dimentichiamoci chi è il festeggiato, che è Gesù Cristo, e ringraziamo a Dio per questo. Così come abbiamo sentito il brano di Isaia, un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato.
E quando parliamo dell'incarnazione del Signore, parlavo anche col signor Sindaco, ci sono due accenti che la Chiesa tradizionale ci mette, per esempio la Chiesa ortodossa, che è maggioritaria in Romania, e mette l'accento sull'incarnazione del Signore, parla tanto dell'importanza dell'incarnazione. La Chiesa cattolica, che è maggioritaria qua in Italia, mette l'accento sul sacrificio, sulla morte del Signore. Penso che tutte e due sono importanti, importantissime. Quando ricordiamo la morte del Signore, non possiamo farlo senza ricordarsi che Lui si è incarnato, che è venuto nel nostro mondo. E volevo leggere un altro brano dal Giovanni, il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, che parla degli inizi, parla del nostro Creatore, parla di Gesù Cristo che è stato dall'inizio insieme a Dio. Capitolo 1, verso 10 dice così, anche verso 9. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quando penso al verso 11, è venuto in casa sua, ogni volta che penso a questo verso mi vergogno dal modo in cui abbiamo accolto il Signore. È vero che questo è un dato anche storico, e i suoi, quando parla i suoi, il suo popolo, parliamo del popolo di Israele. A quei tempi questo popolo che è stato scelto da Dio in modo misterioso, senza merito, un popolo in cui lui si è rivelato, a cui lui si è rivelato, e quando è venuto ai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto. E stavo pensando, cosa avremmo fatto noi? Di sicuro anche noi l'avremmo respinto, perché è dentro la nostra natura non riconoscere subito Dio, il suo invito. Ecco, stasera qua sarà un altro invito, un invito a pensare a quello che ha fatto per noi. Hai la possibilità di rinegarlo, di non pensare, di stare in un modo indifferente, oppure hai la possibilità, se non sei il suo figlio, di riceverlo nella tua vita. Se sei il suo figlio, attraverso la nascita di nuovo, la conversione di cui parla la Bibbia, hai questa possibilità di innalzare il suo nome, di gioire, di ringraziare per quello che ha fatto. Vedete? Questa festa è anche un invito per tutti noi presenti qua. Cosa faremo? Come risponderemo a questo gesto che ha fatto Dio? Dio ci ha amati così tanto che ha dato suo unico figlio. E oggi noi cantiamo, preghiamo, predichiamo la sua parola. Che noi vogliamo o no, la sua incarnazione è un dato storico importante. Da allora anche il tempo è diviso in due, prima di Gesù e dopo Gesù. Questa domanda voglio che rimane nella nostra testa. Cosa facciamo noi con questo invito che Dio ci ha dato? Dio ci benedica tutti quanti, e mentre ascoltiamo la parola di Dio, i cantici, dobbiamo meditare a quello che Lui ha fatto per noi. Amen. Harmony.
per lui. Pace e gioia. Prima di tutto volevo salutare tutti voi e nel nome di Gesù Cristo. E il mio profondo desiderio è che il Gesù benedici tutti noi con la vita eterna. E il ricordo della nascita di Gesù Cristo porta nel cuore dei fedeli tanta gioia, almeno così dovrebbe essere. E la più bella notizia è quella che ha portato, quella che abbiamo già sentito, che ha portato gli angeli ai pastori. E voglio leggere un verso dal Vangelo secondo Luca, che dice così: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. La più bella cosa di questa notizia è che non è valida solo per il passato, per i pastori. La bella notizia è che, la parte bella da questa notizia è che è valida anche per noi. E oggi possiamo dire tutti quanti, per me e per ognuno di noi è nato un Salvatore, è nato Gesù. In questo periodo, specialmente il mese di dicembre, mi ricordo tanto che per me è nato qualcuno, è nato non per vivere, è nato per morire in posto mio. E questa è la bella notizia. Ma perché era bisogno di un Salvatore? Che bisogno c'era? Nati peccatori, vivendo sotto il dominio del peccato, schiavi del diavolo e di ogni perverso desiderio che porta alla distruzione di se stessi, meritevoli di disprezzo e condanna da parte del nostro santo Creatore, che in principio ci ha creato per la sua gioia, per la sua gloria,
Per questo ci ha creato, Signore. Ma noi volontariamente abbiamo abbandonato, scegliendo la disobbedienza. Avevamo e abbiamo bisogno di un Salvatore. A causa della nostra condizione disperata, nel Signore Gesù, Dio si è avvicinato a noi uomini. E per diventare il nostro Salvatore, Gesù Cristo ci ha lasciato il cielo. Gesù Cristo, il Creatore, il nostro Creatore, ha preso il corpo della sua creatura. Ha portato i nostri peccati nel suo corpo umano. È stato unico che poteva morire per i nostri peccati, in modo da pagare il nostro debito verso Dio, salvandoci dalla condanna che ognuno di noi meritava. Questo ha fatto Gesù e questo ci ricordiamo oggi. È nato per permetterci di conoscerlo, avvicinarlo. Attraverso la fede in Lui diventiamo figli di Dio. Per la fede di Gesù Cristo, Dio Padre ha perdonato il mio passato, ha cambiato e sostiene il mio presente e ha assicurato il mio futuro, che un domani sarò per sempre nella sua presenza, per l'eternità. Questa notizia, questo che ha fatto Gesù Cristo per me, porta tanta gioia e tanta pace nel mio animo. Oggi Dio Padre chiede a tutti noi, come abbiamo sentito anche prima, cosa facciamo con Gesù. Amen. Oh,
Alleluia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, poiché un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio. Uno dei simboli del Natale è la stella che ha guidato i re magi verso il bambino Gesù. Gesù Cristo si è rivelato in tante, tante cose. Ci sono tanti simboli che rispecchiano la persona di Gesù, l'opera di Cristo, l'identità. Gesù è tante cose, ma penso che Gesù è tutto per noi. Egli è il pane della vita, Egli è l'acqua viva, Egli è il re dei re, è il nostro pastore, ma soprattutto oggi Gesù è la luce. La luce è fondamentale, un elemento fondamentale che Gesù assume nel mondo spirituale. La mia riflessione, breve riflessione per questo Natale, è legata intorno alla luce che rappresenta Gesù Cristo. La luce è la purezza dell'anima. La luce è la soluzione per il buio, perché noi viviamo in un mondo spirituale che giace nel buio. Il mondo giace nelle tenebre del peccato, malvagità, superbia, invidia. Ma la luce purifica l'aria. La luce significa purezza, santità. Gesù Cristo è la luce che è purezza dell'anima. La luce, secondo luogo, è motivo di allegria. È la chiave per la conoscenza. L'uomo che conosce è un uomo illuminato. Il buio significa mancanza di conoscenza, di orientamento. Chi vive nel buio non sa dov'è e non sa dove andare. La luce diventa la guida per la vita. E questa stella di Natale ci guida appunto verso Gesù Cristo. La luce significa verità, perché la luce è conoscenza. Tre, la luce è motivo di allegria. Nel buio c'è la tristezza, l'affanno, l'angoscia, la solitudine. Ma la luce attira le emozioni positive. Intorno alla luce c'è il canto, la musica, la bellezza. La felicità si può trovare soltanto dove c'è la luce. La luce significa gioia. Quattro, la luce è comunione. Nel buio le persone non possono vedersi, non possono conoscersi, non possono condividere tante cose. Intorno alla luce le persone si incontrano e diventano felici. La luce significa legame fraterno, la luce significa condivisione, la luce è comunione, comunione con Dio, ma anche comunione tra noi. 5. La luce è pace. Nel buio ci sono le insidie, i conflitti, le guerre. Il nemico ama il buio perché ci si può nascondere. Chi porta le guerre vive nel buio e resta nel buio. Chi trova Gesù trova la luce e trova la pace, perché la luce è simbolo anche di pace. 6. La luce è speranza. Nel buio c'è la depressione, la disperazione, l'angoscia. Non c'è visione del futuro, non c'è prospettiva. Il buio è come un tunnel chiuso. Ma quando in fondo al tunnel c'è anche la più piccola luce, quella luce ci porta speranza. La luce significa speranza e Gesù Cristo è la nostra speranza. 7. La luce è la rappresentazione di Dio. Il buio è la rappresentazione del male, del diavolo. La luce è la rappresentazione del bene, dell'onore di Dio. Perciò chiudo dicendo che oggi noi possiamo, se apriamo i nostri cuori, se apriamo i nostri occhi, possiamo vedere la luce. Gesù Cristo è la luce, è la nostra luce.
Egli rappresenta la purezza, la conoscenza, l'allegria, la condivisione, la pace, la speranza, la divinità, perché la luce è Dio. Cercate la luce, correte verso la luce. Venite a prendere oggi la luce spirituale, Gesù Cristo. Lasciate che la luce santa vi illumini il cuore. Viviate nella luce, rallegratevi insieme a chi è già intorno a questa luce e soprattutto donate intorno a voi la luce divina e Dio ci benedica. Amen. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia e il dolore di gemito scompariranno.
Desideriamo che il mondo davvero possa vedere questa luce di pace, soprattutto di questi tempi. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Il Natale è festa di pace. Cosa possiamo fare noi? Dobbiamo pregare per la pace nel mondo. Dobbiamo fare pace con chi ci sta intorno a noi. Dobbiamo portare la pace in ogni casa in cui entriamo. Dobbiamo custodire la pace di Cristo nei nostri cuori. Dobbiamo rinunciare ad ogni ricordo di guerra. Dobbiamo gettare qualsiasi arma o qualsiasi divisa, russa o ucraina che sia. Noi siamo costruttori di pace. E Dio porti oggi la sua pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese, nelle nostre città, nel nostro mondo che oggi più che mai ha bisogno di pace. E solo Dio può dare questa pace. Gesù Cristo è venuto per portare la sua pace. E Dio ci benedica con la sua pace. Amen. Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
sono il pane vivo sceso dal cielo. Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Chi ne mangerà più non morirà. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. Sei venuto bambino tra noi. Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. Sono il cibo che dà l'eternità. Sono il pane vivo sceso dal cielo. Sei venuto bambino tra noi. Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Chi ne mangerà più non morirà. E ora tutta la terra è seminato e la tua presenza in questo viaggio. Segrete lacrime, tu raccogli e anneliti, e al cuore d'ogni uomo sei vicino, tu sei l'amico, l'unico. Tra noi sono il pane vivo sceso dal cielo. Chi ne mangerà più non morirà. We'll be right back.
Abbiamo l'onore di avere con noi il signor sindaco di Mansue, che invito adesso sul palco il nostro caro amico Leonio Milan. Dio lo benedica, ha la parola per un saluto per la nostra comunità di Mansue. Chi è di Mansue? Comunque tutti noi veniamo a Mansue, perciò in qualche modo siamo un po' tutti di Mansue. Buonasera a tutti. Ringrazio Marius che ogni anno mi degna della presenza in questo luogo, vedo tantissima gente. Ecco, adesso è il momento di dire che noi tutti vogliamo la pace. E pace che vogliono tutti gli uomini di buona volontà. Rifacendomi a quello che ho sentito da Marius, e scusa il nome, il mio che era sulla destra, ha fatto una differenza tra la luce e il buio. La luce è il bello, la luce è la vita che ci illumina tutti i giorni, la vita che ci accompagna. Il buio è la guerra, il buio non è la pace. L'uomo è nato per essere in pace. Un altro esempio che l'ho ripetuto ieri, me l'ho anche ricordato un ragazzo prima qua, che ieri c'era un piccolo concerto, c'era anche gli amici di rumeni che ormai conosco tutti, anzi vengo più salutato dagli amici rumeni che non dai mansuetani, quindi che la famiglia è composta, e l'ho detto anche in chiesa ieri sera, la famiglia è formata dal padre vero, dalla mamma vera e da veri figli. Ecco, questo è il mio concetto, questo è il mio dire, e sono convinto di quello che dico. Porto i miei saluti come sindaco della comunità di Mansue, porto i saluti di tutta la mia amministrazione, che siamo contenti di avervi dato un luogo dove potete pregare come noi abbiamo il nostro. Il periodo che stiamo attraversando non è certamente dei migliori. Le guerre del secolo scorso, alle quali hanno partecipato mio nonno, prima guerra mondiale, mio padre, seconda guerra mondiale, non ci hanno insegnato nulla. Ecco, mettiamo il Novecento come un periodo buio. Speravo che il 2000 diventasse un anno di luce, caro Marius, invece il Novecento non ci ha insegnato nulla.
Ricordo una canzone dei miei 14-15 anni, qui di qualche anno fa, ne ho fatti 71 ieri, quindi parlo perché anch'io ho fatto il chirichetto, anch'io ho fatto, cantavo alla scuola di canto del paese. Dopo, a 17 anni, sono andato in giro per l'Italia. Io l'Italia la conosco molto bene. C'era un complesso per quelli che hanno la mia età, c'era il complesso dei giganti, che nell'anno 1967 cantava una canzone bellissima: mettete dei fiori nei vostri cannoni. Ecco, personalmente dico a quegli stati in guerra: mandiamo camion di fiori, non di bombe, camion di fiori. Vorrei un mondo senza guerre, vorrei la pace, che tutti andassero d'accordo, senza baruffe tra parenti e vicini di casa. Vorrei che l'invidia scomparisse da questa terra e che tutti avessero un lavoro e si accontentassero del frutto del loro lavoro. Ripeto ancora, spero veramente che quest'anno la luce dell'intelligenza, della brillantezza, dell'onestà, di tutto, con la nascita di nostro Signore, che è morto in croce per noi, come che ho sentito, è vero questo, quindi è vero, portasse dentro alle case, dentro alle teste di queste persone che vogliono la guerra, un lampo di luce che dicessero: ma io cosa sto facendo? Perché tutti i giorni ammazzo uomini e soprattutto bambini che hanno tutti la vita davanti a loro? Ecco, io dico a tutti voi, la pace deve sempre trionfare e viva la luce. Grazie. Thank you.
Siamo giunti alla fine, ringraziamo le corali, la corale Filadelfia e la corale della Chiesa Agape. Ci sono due chiese, due corali, la corale dei bambini, dei giovani, ringraziamo tutti i musicisti e soprattutto oggi vogliamo ringraziare tutti i nostri amici italiani che hanno onorato il nostro invito. Poi, se vi è piaciuto, vedremo l'anno prossimo. Dio vi benedica. Con l'aiuto di Dio noi siamo sempre a disposizione, vi attendiamo nei nostri culti che abbiamo. Dobbiamo pregare, soprattutto in questo periodo di guerra, di crisi di ogni tipo, noi dobbiamo pregare, perché la nostra speranza non sta né nelle armi, purtroppo né nella diplomazia, ma la nostra speranza è soltanto in Gesù Cristo. Perciò oggi ringraziamo Dio che ci ha dato l'opportunità di essere qui con noi e dobbiamo pregare. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi, invito il pastore Julian per portare questa preghiera davanti a Dio. Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per Mansuie, preghiamo per l'Italia, per la Romania, per l'Europa, per il mondo, che questo mondo possa ricevere la luce di Cristo, possa ricevere custodire la pace del Signore nel cuore. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, benedetto sia il tuo nome. Ti ringraziamo per questo incontro, consapevoli che solo tu hai fatto possibile questo. Tu che sei la sorsa della vita, la vita biologica, la vita spirituale, la vita eterna, ci hai dato questa possibilità e ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo la pace, possiamo incontrarci in pace e questa è la tua grazia, siamo coscienti di questo, non abbiamo nessun merito e ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché hai dato tuo figlio che è morto per i nostri peccati, ti ringraziamo per lo Spirito Santo che è nelle nostre vite e tra di noi e continua a lavorare in modo che ognuno di noi arrivi a sentire la parola, il Vangelo, di cui abbiamo così tanto bisogno. Ti ringraziamo per tutto questo. Ti ringraziamo perché sei venuto in mezzo a noi, per la tua incarnazione. Ti ringraziamo perché siamo consapevoli che senza l'incarnazione non sarebbe stata possibile la crocifissione. Senza la mangiatoia non sarebbe stata possibile la croce. E ci vergogniamo nello stesso tempo perché è quello che ti abbiamo riservato a te, la mangiatoia, la croce. Solo di questo siamo stati capaci. Ti chiediamo perdono per questo, ma nello stesso tempo siamo consapevoli del tuo amore verso di noi, perché anche attraverso la croce tu vuoi salvarci, ti ringraziamo per questo. E la mia preghiera e la nostra preghiera e tutti qui che sono presenti riescono ad arrivare a vedere, a riconoscere che abbiamo bisogno di un Salvatore. Ti prego da tutto il mio cuore, fai in modo e benedisci tutti quei presenti con la salvezza, con la vita eterna. Ti ringraziamo per tutti quelli che hanno servito stasera, dai bambini, dai più piccoli fino ai più grandi, che con i cantici, con le riflessioni abbiamo cercato di riprodurre quello che tu hai scritto nella scrittura, che Gesù è venuto per salvarci. Ti ringraziamo per questo. Benedici tutti noi, le nostre vite e ti ringraziamo un'altra volta per tutto. Amen. Amen. La pace del Signore sia con voi. Ancora grazie per la vostra presenza. Dio vi benedica e buon Natale, buone feste. Dio benedica Mansuie. Amen.